Questa mattina è presentato il film Al di là del mare, un film che ha realizzato tra l'altro un nostro calabrese. Sì, noi abbiamo subito colto a volo questa opportunità di sentire direttamente il regista. È stato realizzato a Botticello, se non erro, in collaborazione anche con la parrocchia di Botticello, ed oggi viene riproposto ai ragazzi proprio per consentire loro una riflessione attenta su quelle che sono le due tematiche attuali che abbiamo appunto una vissuta da poco. Parliamo del dramma migratorio e anche il commercio degli organi. Quindi i ragazzi avranno la possibilità di sentire direttamente il regista e di riflettere, vista la loro poi particolare sensibilità. Certo, formare le coscienze dei giovani è importante perché poi ecco, quando succedono le tragedie come quelle di Steccato di Cutro, dobbiamo essere tutti pronti a dare una mano perché sono inaccettabili. Sì, sono inaccettabili, ma in questa occasione appunto tragica proprio del dramma che abbiamo vissuto allo Steccato di Cutro, abbiamo potuto vedere però una solidarietà non solo degli adulti ma anche dei giovani. Questo è stato dimostrato con insomma, la partecipazione di tutte anche le scuole al Pallamilone, omaggiare le salme, ma i ragazzi hanno dimostrato anche di non voler trovarsi nella situazione di puntare il dito, ma di dare anche di fare la loro parte. E quindi apprezziamo il mare, ma nello stesso tempo difendiamolo. Una bella iniziativa quella di oggi, organizzata dal CSV, dalla Caritas Diocesana per gli studenti del Pertini. Il film è un film che ci riporta all'evento anche che c'è stato a Steccato di Cutro, quindi ci fa riflettere. Sì, è un corto che abbiamo voluto un attimino presentare qui al Pertini, sperando che sia un volano per le altre scuole, ma credo di sì, perché sto prendendo anche contatti con le altre scuole. E fondamentalmente, ecco, il dramma che abbiamo vissuto in questo periodo vuole essere un motivo per interpellarci e dirci dove stiamo andando, quali strade percorrere per poter far sì che ecco, l'umanità possa ritrovare il giusto senso della vita. E allora abbiamo voluto questa mattina con i ragazzi della scuola cercare di presentare questo corto. I ragazzi vivono un momento di disagio oggi in questo contesto anche sociale dove vogliamo presentare un'alternativa di vita che non è soltanto quella del gioco, del volere le cose, ma far assaporare veramente a loro quella che è l'accoglienza, l'inclusione sociale, l'amore verso anche il diverso, perché oggi abbiamo paura del diverso. Allora, ecco, il film ripropone l'esperienza di un bambino che durante un naufragio arriva qui sulle nostre coste, non viene accolto, però poi viene più che altro rifiutato, però poi viene accolto e quindi inserito nel contesto sociale, ecco l'inclusione sociale. Allora, come non mai vogliamo proporre questo, che al di là di quelle che sono le barriere, al di là di quelle che sono le motivazioni, anche al di là di quella che è la professione di fede, esiste l'uomo in situazione.